Ciao a tutti amici e amiche, come state? Spero tutto bene. Io oggi mi trovo in un centro commerciale, devo fare un po' di giri, volevo passare in libreria ma anche a vedere altre cose, venite con me. Allora, Giunti è una delle mie librerie preferite perché si trova veramente di tutto e di più. Io adoro girarci dentro, anche se a volte non devo comprare niente, mi piace anche solo farci un giro e basta perché è molto molto bello trovare tantissime cose, tantissimi libri, sentire anche questo profumo di foglie, di carta, no? Bellissimo. Comunque, facciamo un giro dentro, vediamo. Questo deve essere molto carino. Ci sono tantissimi libri che apprezzo moltissimo, proprio di questa linea di psicologia, diciamo, e ogni volta che vengo qui dentro, proprio mi ci perdo, mi ci rilasso proprio, ragazzi. Sto guardando, sto captando, sto trovando ispirazione. Anche questo deve essere troppo forte. Bellissimo. Ecco, questo libricino penso che serva a tanti di noi, no? Il metodo scorretto ma efficace per liberarsi da persone irritanti, falsi problemi e rotture di ogni giorno e vivere felici. È quello che ci vuole ogni tanto, soprattutto se capitano delle giornate particolarmente pesanti. Sono sempre stata curiosa di leggere anche questo qui, il libro del Principe Harry. Mi sono un po' appassionata a The Crown e a tutto quello che riguarda la corona inglese. E quindi chissà se mai lo acquisterò. Mi ha tanto tanto incuriosito, però non l'ho mai 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 comprato. Mi piace tantissimo anche tutto ciò che riguarda Gabriele D'Annunzio, a casa ho tanti libri che riguardano lui e quando ero ragazza che ho fatto le superiori ho fatto una tesina incentrata tutta su Gabriele D'Annunzio e il suo fattore estetico, cioè il fatto che lui fosse un esteta, quindi insomma mi sono appassionata molto anche a questo tipo di letture. Fatemi sapere giù fra i commenti se anche a voi piacciono queste letture un po' particolari. Ma che carini pure tutti questi libricini per i bimbi. È bello anche insegnare a loro, sin dalla tenera età, avvicinarli alla lettura o comunque a maneggiare un libro, toccarlo. Io con le mie l'ho fatto e devo dire che a loro piace leggere, cioè a Iris piace leggere, a Bianca piace tantissimo quando ci mettiamo vicino a loro e le leggiamo una favoletta, vicino a lei, le leggiamo una fiaba, a volte anche Iris gliele legge. Porta fortuna con tutti i nomi, non li avevo mai visti. Oddio, che carino! E la cosa fantastica è ce n'è pure uno con il mio nome. Di solito col mio nome è veramente difficile trovarne, quindi c'è. È bello che c'è anche il campanellino, fantastico! Ma quanto sono belli! Ma che notebook carinissimi! Ma anche queste agendine, belle, questo top, guarda. 2024, un'agenda carinissima. Mette gioia, non so, ispira proprio good vibes. Questo mi piace tantissimo, magari per prendere appunti sui prossimi video che posso creare per voi. Ok, ho preso da Giunti alcune cosine, adesso continuiamo a fare un giretto qui all'interno di questo centro commerciale, anche se fa un pochettino freddo in realtà, anche se siamo a primavera, boh, vi faccio vedere il cielo. Minaccia aria di tempesta, quindi però ci proviamo. Questo è un centro commerciale che sta un po' all'aperto e un po' no.
Che belle borse. Comunque sto vedendo che va tantissimo questo colore tipo fucsia, però non è proprio un fucsia. In realtà non saprei specificare che tipologia di colore è proprio nello specifico, ma guarda, sono stupende, bellissime. Anche di qua c'è qualcosina. Love Moschino è pazzesco, ragazzi, bellissimo. Adoro questo marchio. Anche da Imperial c'è questo colore fucsia. Madò che bello, io che lo adoro. Che bello questo vestitino. Meraviglioso anche questo giacchino, cioè parliamone. Stupendo. Capatina da OVS immancabile. Andiamo a spulciare lo stand della Essence. L'offerta dei prodotti a 1,29€ non c'è, sto vedendo, e meno male vedo sempre gli stessi comunque prodotti che si vedono in giro, non ci sono particolari novità, non mi sembra di vederli, anche se lo stand è bello rifornito, strano ma vero. Ecco, questo qua è il primer che avevo acquistato io, questo anche deve essere buono come prodotto, e poi tutti i sieri. Questo spray fissante mi fa pensare molto all'estate, al cocco, deve essere buono. C'era tipo dentro questo negozio, questo VS, c'era un cestino sopra lo stand Essence con tutti i prodotti un po' rovinati, un po' pasticciati. Avevo visto due Bath Bomb unicorno, ho detto quasi quasi le prendo per le mie bimbe. Sono andata a chiedere il prezzo in cassa e 5€, una Bath Bomb 5€, ragazzi, mi pare che il marchio fosse sempre Shaka, se non ricordo male, ma era tutto pasticciato, cioè non lo so, vabbè, comunque. Allora, il mio giretto, il nostro giretto volge quasi a termine. È stato bello passare questo pomeriggio qui, abbiamo fatto un po' di cose diverse, ci siamo un po' ripresi anche, ecco, un po' di libertà dopo questi grandi e rompenti malanni di stagione che, insomma, danno sempre un po' fastidio, e ci vuole trascorrere dei momenti in famiglia, fare qualche passeggiatina, entrare in un negozio, guardare, sbirciare, prendere idee, insomma, credo che sia abbastanza importante per il benessere proprio psicologico, psicofisico. Ci vuole. Tendenzialmente mi piace più fare queste cose nei giorni in cui non c'è tanto caos, non c'è tanta confusione all'interno di questi centri commerciali, e oggi, insomma, è stato uno di quelli, perché appunto siamo all'inizio della settimana, perciò insomma siamo abbastanza tranquilli, non c'è molto caos, non è molto caotico. Adesso le bimbe stanno un pochino giocando nei vari giochini, quelli lì appunto qui dietro, ogni tanto sbuca la testolina di Iris, e poi torneremo a casa e beh, ci siamo goduti questo momento di spensieratezza e relax. Spero che anche per voi sia stato piacevole rimanere in mia e in nostra compagnia. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao.